Benissimo, questo è il primo giorno di viaggio, sono ripartito verso Salerno, chiaramente sono poco distante da Berlino, sono circa 90 km da Berlino. Oggi è stato il primo giorno molto faticoso e quindi diciamo il chilometraggio percorso non è granché, però considerando che sono partito con una bici ormai come sempre parzialmente pronta per partire. Questo perché? Perché l'inverno sta arrivando e non posso più aspettare per partire, altrimenti non sarò impossibilitato a tornare, perché passando sulle Alpi, in Sassonia, sulle montagne della Sassonia e sull'Appennino, questo sarebbe impossibile farlo in gennaio, dicembre, ma già a metà novembre. Infatti, come vedete, sono abbastanza attrezzato per il freddo, la bici sta benone tutto sommato, ho avuto qualche problema dovuto alla fretta del cambiare i pezzi, che ormai dopo 10.000 km diciamo fanno sentire la loro stanchezza. La bici in generale si sente la differenza da quando sono partito il primo giorno ormai 5 mesi fa, quindi 2 giugno. Ha percorso 10.000 km e ne percorrerà ancora 2.000. Non è come nuova, chiaramente. Però, diciamo, è in grado di sopportare ulteriori 2.000 km, questo sì. Magari per la strada portando modifiche, migliorie, sì. Questa qui, adesso vi faccio vedere la mia nuova tenda per l'inverno, perché chiaramente per l'inverno la tenda estiva non era più sufficiente. La bici, eccola qui, un po' alleggerita rispetto alla, diciamo, all'andata. Perso un po' di peso. Questa è la mia tenda invernale, doppio telo, in maniera tale da poter dormire sonni tranquilli. Ora accenderò un fuocherello giusto per scaldarmi un po', perché qui adesso le temperature al calare del sole scenderanno in maniera vertiginosa. Adesso siamo sugli 8-9 gradi, però arriveranno a sfiorare lo 0, 2 gradi di notte, quindi c'è bisogno di un po' di calore. Io vi ringrazio, a domani. Ciao ciao. Ah, un appello. Chi conoscesse amici, parenti o altro in direzione in Germania, direzione diciamo Chemnitz o meglio, da Chemnitz verso Monaco e verso Innsbruck, se ha piacere di ospitarmi, il piacere mio è anche, è tutto mio. Grazie. Ciao ragazzi, ciao!